Se vi avessi detto finiamo la partita d'andata contro il Tottenham con rimpianti e con l'amaro in bocca per un risultato non meritato, ci avreste creduto? Spurs, è vero che non stiamo attraversando un bel momento, è vero che non abbiamo fatto per niente bene in questo episodio, ma ve lo prometto, ci vediamo al ritorno. Se ci sembra impossibile, pensiamo a Roma-Barcellona, a Liverpool-Barcellona e a molte altre partite che hanno fatto la storia del calcio per rimonte che sembravano impossibili. Dite che è troppo? Dite che non ci basta? Ecco, allora pensiamo alle nostre carriere, alle nostre notti che abbiamo trasformato in magiche e che ricordate ancora oggi a distanza di anni. Fermi, lo so che vorreste subito vedere la partita di ritorno contro il Tottenham. Però calma, calma. Prima la sigla, poi partiamo con le altre. ...5.788 giorni dopo, il Brøndby è sul tetto di Danimarca! Signori, eccoci qui, tornati sul mio canale e soprattutto con un nuovo episodio della carriera, un episodio importantissimo e iconico per questa carriera per tanti motivi. Il primo, quello che mi porta a dire che è iconico, è che è il decimo, cioè andiamo in doppia cifra, a me ste cose fomentano, lo sapete, quindi oggi torniamo, tra l'altro, dopo 3 settimane in cui non esce la carriera, perché l'ultimo episodio usciva prima del derby degli youtuber tra Roma e Lazio, che vi lascio qui sopra nelle schede. Ho aspettato a far uscire questo episodio, questo ritorno, perché c'è la conference, c'è il ritorno degli ottavi di finale contro il Tottenham dopo la sconfitta dell'andata e oggi c'è la conference in generale perché gioca la Roma per esempio contro il Bodø/Glimt per i quarti di finale, quindi non ho voluto scegliere una data banale per far tornare la carriera. Soprattutto però, come vedete dal calendario, prima c'è l'Arus ed è uno scontro diretto perché il nostro obiettivo in questo momento è arrivare ai playoff e non troppo distanti dalle prime. L'Arus in questo momento dista 7 punti, quindi vincere per noi significherebbe andare a meno 4 e avvicinarci in classifica, anche perché nello scorso episodio insomma vi ho faticato, 2 sconfitte in campionato e quindi abbiamo un po' perso dei punti pesanti. Poi c'è la trasferta contro l'Aalborg e come vedete basta per quanto riguarda la regular season della Superligaen. C'è la semifinale di Coppa di Danimarca, insomma, contro il Midtjylland, poi però inizieranno i playoff e quindi noi in questo momento sappiamo, per la classifica che è questa qui, di essere dentro i playoff. Ma visti i 2 scontri diretti, contro la terza e contro la sesta, sapremo sicuramente in che posizione arriveremo a fare i playoff e quante possibilità avremo di guadagnare sempre più punti in classifica. Prima di partire, io devo ricordarvi un po' di cose, le solite, insomma, lo sapete, supportate il canale lasciando un like a questo video, iscrivendovi e attivando la campanellina. Perché è importante che vi ricordi di seguirmi su Instagram? Perché, e qui facciamo un giochino, nei prossimi giorni uscirà un post molto importante collegato anche a questa maglia. Quindi io non vi dico nulla, provate a indovinare qui sotto nei commenti, però seguitemi perché vi darò un annuncio molto importante. Questa è in assoluto la partita più difficile di questo episodio, perché arriva dopo una sconfitta in conference contro il Tottenham che ci ha tolto tante energie, perché è la partita in mezzo alle 2 contro gli Spurs, dato che ci sarà il ritorno in settimana. Il rischio è pensare già agli Spurs, noi non dobbiamo farlo, anche perché le difficoltà in questa gara ci saranno. All'andata non abbiamo fatto bene, commentate il video se ricordate quanto finì quella partita, fatemi sapere qui sotto, vediamo chi indovina. E quindi concentrati. Cross che arriva con deviazione regolare e allora palla che diventa buona per Christian Kappis. Grande chance oggi per lui perché ha giocato poco in stagione e per la verità non ha fatto mai bene. Speriamo che oggi possa far meglio del solito. Dalla parte opposta Mabil taglia il campo e anche zona tiro per Mabil. Inserimento di Kappis. Kappis! Hansen! Anderson. Occhio che siamo altissimi. La palla è verticale su Mortensen. Lo rincorre Maxo. L'ha toccata Mirante.
È un miracolo quello di Mirante. Ancora Ure, dentro Wigan, sta partendo ancora Kappis, che si propone ma la palla non gli arriva. Poi Mabil se la riprende, Kappis in qualche modo trova Ure in area, Ure di cattiveria, 1-0 per il Brøndby al minuto 11 col gol del numero 11. Dai, Andreas Maxo rischia, c'è Kappis fortunatamente. Maxo a terra, Maxo a terra, si è fatto male. C'è il Tottenham a giovedì. Ora Brandhoff, Bundu, va dentro Brandhoff, la tiene Bundu, parte Mortensen, inserimento e 1-1. E Maxo va fuori, dai che è meglio. Speriamo bene per il capitano, la notizia più importante è che la Russa ha pareggiato. Christian Kappis, spazio centrale, palla verticale per Skjelderup, stavolta sono alti loro, Skjelderup, sostegno di Ure che chiude verso la porta e Hansen dice ancora di no. Può tagliare il campo come sa fare lui. E infatti cambia passo e va. Poi dentro il tocco per Ure. Mai una cattiva idea! Hansen in calcio d'angolo. Angolo di Mabil verso Rosted. Traversa! Poi Solbakken respinta alla conclusione. Ma perché ho sempre un déjà vu quando dico traversa? Ne prendiamo 5 episodio. Va Kevin. Guadagna metri. 90esimo in corso, va a Cembe, dentro c'è Ure, palla che in qualche modo arriva a Mikael che non riesce a scaricare. Siamo lenti e macchinosi, siamo lenti e macchinosi. E guarda se prendiamo anche il contropiede al 92esimo. Corre Plata, prova a tenerlo Cembe, va sull'esterno in velocità il numero 14 che riesce anche a crossare verso Bungard che ci mette la testa. Solbakken si è fatto male, cioè 1-1. E quindi partita inutile sostanzialmente, perché loro non scappano troppo, ma per noi era fondamentale vincerla. E due infortuni, Maxo e Solbakken, a 4 giorni dal Tottenham. Cioè più horror di così non poteva essere. Andiamo a vedere un attimo quanto stanno fuori. Maxo sta fuori 3 mesi. Maxo sta fuori 3 mesi. Solbakken non si è fatto male, Maxo sta fuori 3 mesi. Diciamo che ci sono state tante occasioni che quest'anno ci hanno ricordato, fatto capire che non sarebbe stata proprio la nostra stagione. L'infortunio del capitano, che significa stagione finita, è una cosa che somiglia molto a un non è il nostro anno. Con questo clima arriviamo alla partita più importante della nostra stagione. Ho presentato quella contro la Russia come la più difficile, effettivamente è stata molto difficile, per certi tratti ho sofferto più che contro il Tottenham. Non abbiamo nulla da perdere, dobbiamo soltanto sognare e andarci a prendere qualcosa di grande. Se ci sembra impossibile, pensiamo a Roma-Barcellona, a Tottenham-Ajax, a Liverpool-Barcellona e a molte altre partite che hanno fatto la storia del calcio per rimonte che sembravano impossibili. Dite che è troppo? Dite che non ci basta? Ecco, allora pensiamo alle nostre carriere, alle nostre rimonte, alle nostre notti che abbiamo trasformato in magiche e che ricordate ancora oggi a distanza di anni. Buonasera da Londra! Benvenuti al ritorno degli ottavi di Conference League e Tottenham contro Brøndby è l'impresa possibile! In questa stagione abbiamo già vinto in un altro grande stadio europeo, in casa del Lione, in una notte che poi ci ha regalato il passaggio in Conference grazie a quei 3 punti, perché siamo arrivati terzi nel girone di Europa League. Ma adesso è tempo di partire, guardate che bello il settore ospiti, guardate che bello il nostro numero 11. È tutto pronto, è Tottenham contro Brøndby, il secondo atto dopo il particolare 1-0 dell'andata. Partiti! Ure parte subito a destra Solbakken, alle spalle di Felipe, la palla passa il petto del norvegese e la mette giù, va in area Solbakken, guarda dentro, crossa sul secondo palo. Li lasciamo giocare e occhio, perché se lasciamo spazio al Tottenham non va bene, perché poi loro sono bravi tecnicamente. Rosted mette fuori su Kane,
Il senso è dobbiamo mordere le caviglie, giocare come nel secondo tempo della gara alla Brøndby Stadion. Con coraggio! E allora ripartiamo con Mabil. Dalla parte opposta c'è anche Solbakken. Però la porta. Il giocatore australiano va a ver Mabil fino in fondo. Guarda in mezzo. Poi la porta! Poi la porta! Con il sinistro! Tutti a centrocampo! Perché 1-1 in totale. Rimettiamo palla al centro perché è parità. Kane lascia Son, palla dentro ancora per il 10 che cambia passo, lo deve rincorrere Cembe, è passato Kane, Mirante in calcio d'angolo, rabbia di Conte a bordo campo, si resta 1-0, 5 al 45esimo, questi i nostri bellissimi tifosi, allarga, Brusa vuoto, deve rincorrere Son, che è passato, e quindi occhio perché va dentro Kane, c'è anche Clark in mezzo, Son contro Mirante, Son Mirante, ancora! Finisce il primo tempo, un Brøndby per il momento commovente, vince 1-0 in casa del Tottenham. Calma, calma, con questo punteggio si andrebbe ai tempi supplementari. Clark, Dele Alli Clark. Tanti giocatori in poco spazio, tocco dentro, Mirante ancora! E poi calcio di rigore. Ha commesso fallo Frendrup che ha spinto. No, ha sgambettato. Rigore giusto. La reazione di mister Marconi al minuto 5 del secondo tempo. Kane contro Mirante. Pregano i tifosi. La rincorsa di Kane fuori! Fuori! Si resta 1-0. Si resta 1-0. All'andata palo palo, al ritorno sbagliano il rigore, dobbiamo cogliere i segnali, Lasseviken dentro per Ure che sposta il pallone, lo protegge benissimo e poi innesca il movimento di Skjelderup che deve correre, corrono veloce anche gli avversari e lo chiudono, Son, veloce lui, veloce Solbakken che lo insegue e lo chiude, palla in out, Romero. Lo Celso la sposta troppo, Frendrup dice grazie, il Brøndby fa girare, altro tocco orizzontale su Son, Kane, dentro Dele Alli, calcia, Mirante. Va dentro e riceve Lo Celso, esce non esce Cembe, tocco dietro per Clark, poi Kane deve girarsi, Kane! Segna un gol pesantissimo. Pesantissimo. In questo momento torna avanti il Tottenham. Va ad abbracciare Antonio Conte. Non è finita. Il Brøndby serve un gol per il supplementare. Porta a spasso il pallone. Parte Radosevic. A destra è andato Solbakken. La tiene Radosevic e tocca per Greve. Adesso Solbakken. Grande idea e grande palla. Solbakken in area. Prende il fondo. Solbakken tocca dentro. Romero rischia l'autogol. Romero rischia l'autogol, calcio d'angolo per il Brøndby, tutti a saltare, in realtà non sono molti, angolo di Mabil a cercare Rosted, mette fuori Romero, dobbiamo arrivare noi su questo pallone che cascasse il mondo, ci arriva Greve, il tocco è per Solbakken che deve pensare a un altro cross, evita una scivolata, Solbakken dentro un grande pallone per Mabil, in area Mabil dietro, Radosevic sul fondo, sul fondo. Ultimissima possibilità per il Brøndby. Deve farsi vedere Solbakken. Riceve adesso il pallone ma lo perde. Lo perde, lo perde. Bergwijn. Recupero ormai finito e Tottenham che chiude in attacco con le giocate dei suoi fenomeni. E con Son che calcia. Mirante. Mirante. Perché forse non è giusto il pareggio. Figuriamoci la sconfitta, Frendrup mette fuori, arbitro ti consiglio di fischiare la fine, ti consiglio di avere rispetto per questo Brøndby, è finita, passa il Tottenham, esulta naturalmente il Tottenham Stadium, ma sono orgoglioso di questa squadra, sono orgoglioso perché abbiamo giocato una partita dando il cuore, dando tutto, essendo molto più scarsi di loro,
essendo molto più inadatti di molte squadre che sono arrivate fin qui per questa competizione, visto che abbiamo una rosa veramente cortissima e con poche individualità interessanti. Dobbiamo lavorare, ma i progetti sono fatti apposta per questo, perché ci vuole del tempo. Magari torneremo l'anno prossimo. Vediamo di conquistarcela però l'Europa della prossima stagione. Da qui alla fine, con l'ultima della regular season e con i playoff, deve essere un Brøndby arrembante e affamato. Forza! Wigan. Skjelderup vuole accentrarsi, creare qualcosa, movimento di Mabil, premiato Mabil! 1-0 per il Brøndby, con il gol del numero 7, con l'assist di Skjelderup, due da cui ripartire sicuramente, e vantaggio pesante al tramonto del primo tempo. Prizza, occhio che va, ha lasciato sul posto Cembe, e Mirante dice no, palla che rimane lì, però arriva Anderson che si gira, ricomincia, Panzu, sinistro! Ragazzi, abbiamo un portiere clamoroso, spero che rimanga a questi livelli anche l'anno prossimo. Ultimi secondi della regular season con il possesso di un Brøndby in vantaggio grazie al gol di Mabil, che decide la partita, ci regala tre punti pesanti contro un'avversaria diretta per la zona playoff, perché l'Alborg era al sesto posto, l'ultimo valido per i playoff, l'avevamo visto a inizio episodio. Ora riaggiorniamoci con la classifica per capire quali saranno le sei squadre che giocheranno le ultime 10 partite della fase finale. Eccoci qui con i playoff, saranno queste 6 a giocarsi il titolo tra virgolette, perché poi in realtà il titolo, i posti in Europa, insomma tante belle cose. Noi il titolo, insomma, ci serve un miracolo per giocarcelo. Il Midtjylland è saldamente al primo posto con 58 punti, tornerebbe eventualmente a vincere il campionato dopo un anno di stop, l'anno in cui ha vinto il Brøndby nel 2021. Il Copenaghen molto staccato a 45, e poi la vera lotta dal terzo al sesto posto, ci si gioca moltissimo. Noi partiamo in casa contro il Randers, poi derby in trasferta contro il Copenaghen, Aalborg, Midtjylland, nuovamente Midtjylland in Coppa, e quello è un punto importantissimo della stagione, posto che in 10 giorni, poco più, 2 settimane, ci affrontiamo 3 volte il Midtjylland, va bene così, e, perché poi c'è il ritorno, no, dei playoff dopo la sfida contro l'Aarhus, e questa è la fase finale. Chiuderemo in trasferta sul campo del Randers. Per i nostri obiettivi europei, mi auguro che il derby contro il Copenaghen sia una partita importante, anche se l'ultimo di derby non ci ha sorriso. Voglio un pronostico: in che posizione arriverà il Brøndby al termine della stagione? I punti sono questi, ci sono altre 10 partite da giocare. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, supportate al massimo questa serie, perché molto presto arriverà un nuovo episodio, e vi ricordo anche Instagram, perché vi comunicherò una cosa molto importante. Brucia un po' per l'Europa, però riprendiamocela, l'Europa. Dai! Yeah.